E non sapevo che esistesse una versione di D'Agostino del conformista di Giorgio Gaber e adesso l'abbiamo saputo, cioè almeno io l'ho saputo, magari voi lo sapevate già. Saluto Paolo Franceschetti, ciao Paolo. Ciao Fabio e ciao a tutti. Beh, tra l'altro ci sta anche questo trait d'union perché prima abbiamo avuto la storia, no, di questo ex DJ che poi, no, ha abbracciato il mondo spirituale e quindi abbiamo proseguito appunto con D'Agostino. Allora, dopo la puntata, dopo il tema Massimo Scaligero della prossima settimana, poi andremo a vedere dopo quali sono stati, se ci sono stati dei commenti particolari. Quindi questa settimana, Paolo, cosa bolle dalle tue parti? Facciamo un altro maestro spirituale che è tratto dopo Scaligero perché secondo me ha molti punti di contatto con il suo pensiero e tra l'altro è un contemporaneo. È morto nell'86, mentre Scaligero è morto, se non ricordo male, nell'80. Questo è Jiddu Krishnamurti, che è un personaggio assolutamente straordinario. Perché straordinario? Vabbè, come tutti i maestri in realtà, non credo che ci sia un maestro che non possa essere definito un personaggio straordinario. Krishnamurti ha tra tutti i maestri una particolarità. Lui, quando era giovane, quindi in giovanissima età, adolescente, venne riconosciuto, riconosciuto nel senso che gli vennero riconosciuti in anticipo quelle che sarebbero state delle sue potenzialità da Leadbeater, che era all'epoca uno dei dirigenti della società teosofica, e da Nibbesan, videro in lui il nuovo Cristo, videro delle capacità, delle particolarità per essere il nuovo Cristo venuto sulla terra a continuare l'opera appunto del Cristo. Ovviamente aveva bisogno di una preparazione, quindi Leadbeater lo incontrò, mi pare di ricordare, su una spiaggia, potrei non ricordare adesso i particolari. Comunque, chiese ai genitori del ragazzino di poterlo educare, allevare, dal punto di vista spirituale, e quindi cominciò il suo apprendistato nell'ambito della società teosofica. È un apprendistato che durò molti anni e una formazione che quindi si fece prevalentemente in Inghilterra perché si trasferì in Inghilterra, studiò l'inglese. Infatti lui poi adesso se uno va a cercare su Wikipedia trova che di nazionalità apolide. In realtà di fatto era un indiano, però ha vissuto per la gran parte del suo tempo in Occidente. A un certo punto, verso i 30 anni, venne il momento in cui Krishnamurti doveva ufficialmente essere dichiarato il nuovo maestro del mondo e il nuovo Cristo. Erano anni che si preparavano i membri della società teosofica, si preparò questo evento e c'era una conferenza dove lui doveva parlare e annunciare la nascita di questo nuovo movimento. L'Ordine della Stella d'Oriente si chiamava. Tra l'altro, la figura di Krishnamurti, perché la collego a Scaligero e a Steiner, perché fu uno dei motivi per cui Steiner se ne andò dalla società teosofica, entrò in contrasto con i dirigenti perché disse: no, vi sbagliate, Cristo non tornerà sulla terra in forma fisica, tantomeno nelle vesti di Jiddu Krishnamurti, e in realtà tornerà, sì, ma in forma eterica. E vabbè, insomma, su questo discusso, quindi Steiner si dissociò dalla società teosofica. Ora, che cosa successe? Quando Krishnamurti doveva fare questo discorso, c'erano anche giornali, i media di allora di diverse nazionalità, e fece un discorso completamente diverso, cioè sciolse la Stella d'Oriente, sciolse il suo ordine, restituì le donazioni e fece un discorso meraviglioso che si intitola, l'hanno intitolato, insomma, La libertà è una terra senza sentieri.
Io nel mio libro sulle religioni l'ho riportato per intero questo discorso, il discorso di scioglimento dell'ordine della Stella d'Oriente. Ne leggo alcuni pezzi. Allora, lui dice: questa mattina, aspetta, allora, questa mattina parleremo della dissoluzione dell'ordine della Stella. Molti ne saranno felici, altri ne saranno rattristati, ma non si tratta di gioirne re né di rattristarsene, perché è inevitabile, come vi spiegherò. Forse ricorderete la storiella del demonio che passeggia per la via con un amico. A un certo punto, davanti a loro, un uomo si china a raccogliere qualcosa per terra, lo guarda e se lo mette in tasca. L'amico chiede al demonio: che mai potrà aver raccolto quell'uomo? E il demonio rispose: ha trovato un pezzo di verità. Ah, disse questo amico, hai un brutto affare per te allora. Ah no, risponde il demonio, niente affatto. Adesso farò in modo che la organizzi questa verità. Questo è un po' il discorso sulle religioni come strumenti organizzati che diventano strumenti di potere intorno alla figura di un fondatore che, nella stragrande maggioranza dei casi, in linea di massima nella totalità dei casi, che cosa fa? Si ritrova con che non voleva fondare una religione, invece viene fondata una religione, la storia di Cristo, di Buddha, di Maometto. E lui continua questo discorso dicendo: io sostengo che la verità è una terra senza sentieri e non la si può avvicinare da nessun tipo di percorso, religione o setta. Questo è il mio punto di vista, al quale aderisco in modo assoluto e incondizionato. La verità è illimitata, incondizionata, non raggiungibile da nessun tipo di strada, non può essere organizzata, né si dovrebbe formare nessuna organizzazione per guidare o forzare le persone a percorrere vie particolari. Se innanzitutto comprenderete questo, allora vedrete quanto sia impossibile organizzare un credo. La fede è una questione puramente individuale e voi non potete e non dovete organizzarla. Se lo fate, diventa una cosa morta, cristallizzata, diventa un credo, una setta, una religione da imporre agli altri. Ed è questo che tutti cercano di fare nel mondo. La verità viene ridotta a qualcosa di ristretto, a una specie di trastullo per coloro che sono deboli, che si sentono momentaneamente insoddisfatti. La verità non può essere portata giù. È piuttosto l'individuo che deve fare lo sforzo di innalzarsi fino ad essa. Non potete portare a valle la cima del monte. Se volete conquistare quella cima, dovete attraversare la valle, arrampicarvi su per la salita, senza temere i precipizi. Questo è il motivo principale, dal mio punto di vista, per il quale l'ordine della stella deve essere disciolto. Ciò nonostante, voi probabilmente formerete altri ordini, continuerete ad appartenere a qualche organizzazione alla ricerca della verità. Io non voglio appartenere a nessuna organizzazione di tipo spirituale. Sostengo, salto alcuni pezzi e leggo quelli più importanti, che nessuna organizzazione potrà mai guidare l'uomo alla spiritualità. Se si crea un'organizzazione a questo scopo, questa diventa una specie di stampella, una debolezza, una schiavitù che paralizza l'individuo, che gli impedisce di crescere, di stabilire la sua unicità, che risiede nella scoperta per conto suo della verità assoluta e incondizionato. È questo il motivo che mi ha fatto decidere di dissolvere l'ordine di cui mi sono trovato ad essere il capo. Nessuno mi ha spinto a prendere questa decisione. E non si tratta di un gesto grandioso, perché io non voglio seguaci, e lo dico sul serio. Nel momento in cui seguite qualcuno, cessate di seguire la verità. Il discorso continua, è molto lungo. La cosa che succede, come in tutti i casi, che è paradossale, ma purtroppo non si può evitare, è che lui scioglie l'ordine della Stella d'Oriente e comunque nasce una serie di suoi seguaci che lo seguono come un maestro e seguono il suo pensiero, dicendo: ma Krishnamurti ha detto questo, questo, e quindi tutto il resto è sbagliato. Ma questo è inevitabile, fa parte proprio della dimensione umana dell'essere. Diciamo, di libri di Krishnamurti ce ne sono tantissimi, sono un po' tutti i temi dell'esistenza per chi li vuole leggere, che non sono tutti di immediata comprensione, ci vuole un po', diciamo, per addentrarci. Sì. C'è un libro in particolare che è di un suo seguace,
che si chiama John Coleman, che si chiama La mente tranquilla, che chi era questo John Coleman? Era un agente della CIA che lavorò in Oriente per diversi anni. A un certo punto lascia la CIA per dedicarsi alla sua ricerca personale della mente tranquilla, della pace e della spiritualità. E portò in Europa, in Italia, la cosiddetta meditazione Vipassana, che è la meditazione base, diciamo, del buddismo. E racconta Coleman che quando si presentò a lui, Krishnamurti disse: "Io sono una specie di filosofo", però anche lui diceva sostanzialmente: "A me non mi si può definire, non mi voglio definire, è una specie appunto di filosofo". E che cosa faceva Krishnamurti? Quindi, in sostanza, invitava le persone a cercare le risposte da soli e a guardare dentro di sé. E infatti, una volta, parlando a Coleman, che lo cita questo pezzo, questo episodio, insomma, nel suo libro, gli disse: "Forse un giorno, mentre sto tenendo uno dei miei discorsi in una tenda oppure in un riparo, mentre fuori sta piovendo, qualcuno che magari sta camminando per la strada per caso, qualcuno che non ha mai sentito parlare di me, entrerà nella tenda per ripararsi dalla pioggia. Ecco, forse in questa situazione di spontaneità quell'uomo capirà cosa sto dicendo". Perché lui riteneva che la maggior parte dei suoi seguaci, chiamiamoli così, anche se a lui non piaceva chiamarli in questo modo, non capissero poi il succo proprio del suo pensiero. Diciamo, anche qui cito ancora una volta il mio amico Piero Cammerinesi, che ha avuto come maestro Scaligero, ha scritto un articolo sulle differenze tra Krishnamurti e Scaligero, che potete trovare sul suo sito, che si chiama Libero Pensare. E lui ha avuto una brutta esperienza, no, brutta, insomma, nel senso, aveva assistito a una conferenza di Krishnamurti e non gli piacque questa figura. Trovò che non dava le risposte che cercava, le trovò invece poi successivamente, appunto, in Massimo Scaligero. E devo dire che io ho cercato di capire la differenza tra pensiero di Scaligero e di Krishnamurti. Non ho letto tutto Scaligero, anche perché la gran parte di quello che ho letto non l'ho capito, quindi non ho letto neanche tutto Krishnamurti. Ho diversi libri, riflessioni sull'io, Dio, e tanti altri. Krishnamurti è, secondo me, più comprensibile di Scaligero. Comunque io non sono riuscito a trovare la differenza tra questi due personaggi. C'è una frase, che adesso la riprendo proprio dal suo libro Riflessioni sull'io, che dice: "Comprendere se stessi è l'inizio della saggezza. La saggezza non si trova nei libri, né nell'esperienza, né nel seguire qualcun altro, né nel ripetere una quantità di banalità. La saggezza perviene a una mente che comprende se stessa e che comprende come è nato il pensiero. Avete mai esaminato o chiesto qual è l'inizio del pensiero, come si origina il pensiero? Ne abbiamo parlato anche nelle due puntate precedenti. Non so se ne ho parlato correttamente o no, ripetendo fedelmente quello che volevano dire Scaligero e Steiner, questo non lo so, insomma. Però comunque mi pare che si tratti appunto sempre dell'origine del pensiero". E lui continua dicendo: "Si tratta di una cosa importantissima da capire, perché se siete in grado di comprendere l'inizio del pensiero, allora forse potete ritrovare una mente che non è oppressa dal pensiero". Ecco, questo e tanti altri discorsi proprio sul pensiero, sul pensare, a me sembrano molto simili a quelli di Scaligero. In realtà, appunto, il mio amico Piero, che già mi ha rimbrottato perché dice che ho detto un pacco di cazzate su Steiner, mi rimbrotterà anche su questo, perché ha scritto un articolo proprio sulla differenza tra Krishnamurti e Scaligero, dicendo che, leggo testualmente dall'articolo di Piero: "Per Krishnamurti la via è quella della liberazione dal pensiero, per Scaligero invece quella della liberazione del pensiero".
Vabbè, io non sono riuscito bene a capire appunto la differenza perché mi sembra che dicano, seppure con parole leggermente diverse, un po' lo stesso concetto. Una cosa che si attribuisce a Krishnamurti, che però è errata, è che lui è contrario alla meditazione. No, in realtà Krishnamurti non è contrario alla meditazione. Cioè lui dice semplicemente che però la meditazione non deve essere un fine. Molti trovano delle tecniche meditative e poi si sforzano di raggiungere un certo risultato, cioè la liberazione della mente e tutta una serie di altri risultati. Però dice, finché tu cerchi quel tipo di liberazione non ce la fai, perché in realtà la liberazione della mente è una cosa che avviene naturalmente e lui spiega una serie di, non di tecniche, ma di metodi per poter arrivare a questa forma di liberazione del pensiero. In realtà, anche qui a me non sembra diverso da quello che propongono i maestri di meditazione, è solo il modo per arrivarci che è diverso. Anche in fondo i maestri di meditazione dicono: sì, mettiti lì, medita, però non ti fissare sul fatto che devi liberare la mente, c'è tutta una tecnica per prendere i pensieri, accoglierli, insomma, fare tutta una serie di, come dire, di lavori su se stesso per cercare di liberare la mente. Ma adesso qui il discorso si fa più complicato, dovremmo parlare della meditazione, delle differenze tra i vari tipi di meditazione, il discorso diversa, diventa un po' complesso, insomma, però alla fine il risultato finale mi sembra lo stesso che propongono le varie forme di meditazione in tutte le loro varianti, e anche per quanto riguarda il pensiero, a me sembra, diciamo così, che il risultato finale sia simile. Poi ripeto, molti mi diranno che probabilmente è sbagliato, ma è possibile che abbia capito male io il pensiero di qualcuno o anche di tutti questi maestri. Questo è possibile. Il mio, come dico sempre adesso in queste trasmissioni che faccio, è un invito a scoprire questi maestri ed è un invito a approfondirli. Non si può studiarli tutti, bisogna seguire una via perché. Cioè, magari a me per passione, anche per tempo che ho avuto, che è stata una fortuna nella mia vita, che a un certo punto mi hanno tolto tutti i lavori, non potevo più lavorare, quindi comunque ho potuto leggere, studiare, approfondire, meditare. Poi io sono stato sempre uno comunque molto meditativo e la lettura è stata fondamentale per me, quindi va bene, per me è un'altra cosa, mi sono permesso di leggerne tanti, però ci si disperde, bisogna seguire una strada per seguire quella. Per chi ha meno tempo, per chi non c'ha tanta voglia di leggere, eccetera. E quindi è solo un invito alla riflessione. Di libri ne troverete tanti, potete chiedere a Gerry quali libri vi consiglia e potreste trovare un aiuto in questo senso per cominciare. Va detto che i libri di Krishnamurti non ce n'è uno da cui bisogna partire, si può partire da qualunque e si può leggerli anche random. Ok, e qui ho concluso. Io pensavo che se io avessi un'azienda, Paolo, io ti assumerei subito. Dici per fare cosa? No, per fare quello che fai e basta. Deve essere così. Mi piace, capito? No. Avessi un'azienda, ti assumerei, ma non per fare qualcosa di particolare, per continuare a fare quello che fai comunque che ti va di fare. Ah, in questo In questo senso, dici. senso, sì. Ho capito. Ma guarda, ci ha pensato il destino a farmi continuare a fare quello che mi va di fare, perché appunto anni fa hanno cominciato a precludermi una serie di lavori che facevo, quindi l'università non ho potuto più insegnare, poi non... E devo dire che all'inizio mi sembrava una cosa brutta, no? Anche la professione mi hanno impedito con una serie di mo in vari modi di poterla esercitare. Insomma, alla fine mi sono cancellato dall'albo e... Però, come dice Carpe Oro, che anche lui ha fatto una cosa simile nella sua vita, a un certo punto si è trovato senza lavoro completamente, no? Da che invece faceva un sacco di cose. Però lui dice: devo ringraziare queste persone, e la stessa cosa dico io, infatti, perché mi hanno tolto una cosa che era inutile e mi hanno fatto rimanere l'unica cosa che era importante, cioè la possibilità di fare una serie di esperienze, anche non solo di leggere, perché. Secondo me non è nella lettura che si trova la via spirituale, ma anche in una serie di esperienze che si devono fare e che poi devono essere
spiegate, capite, interpretate, insomma, e così via. Passiamo allora alle domande su Krishnamurti. E cosa direbbe Krishnamurti del fatto, ecco, che ti sia aperta questa strada, no, per fare quello che vuoi fare? Cosa direbbe? Guarda, io devo dire che ho avuto un'esperienza molto forte con la figura di Krishnamurti un giorno che mi è apparso. È apparso in forma eterica. E io lì per lì non neanche ci credevo che potesse essere lui, però il viso era proprio il suo. C'era questa luce che lo avvolgeva e mi ha guardato con uno sguardo proprio di infinita compassione, di amore. Mi sono sentito avvolto in quest'aura di amore. Gli ho detto: Maestro, che cosa, qual è la strada, effettivamente? E lui mi ha risposto: Ma fa un po' come cazzo ti pare, coglione! Lo sapevo che c'era la fregatura. È bella che ti stavo per fare la domanda, dico, ma chi te l'ha detto che era proprio lui? Ti stavo per chiedere. Me l'aspettavo, guarda, che mi ha fatto questa domanda, ammesso che fossi stato serio. Bene. No, ma sai perché non te l'ho fatta? Ho detto, vabbè, dai, oggi mi sento buono, no, lo lascio parlare. Oggi sono buonista, quindi va bene. Passiamo alle domande. No, scusa, ma pensavo una cosa. I nomi quando le persone, no, vengono scelte delle persone per dei nuovi incarichi pubblici importanti. E mi fa un po' ridere il nome di questo, non so, militare, come lo vogliamo chiamare, comandante, quel cavolo che è stato messo al posto di Arcuri, che si chiama Figliuolo. Beh, ma guarda, se ci pensi, guarda che il destino sui nomi fa veramente degli scherzi. Una volta incontrai un prete che mi disse una cosa che mi era rimasta impressa, una volta, 15 anni fa circa, da padre Rolando, un prete che poi ho citato spesso. Questo si chiama Don Pietro e sta insieme a padre Rolando. E non ha i Agubbio. poteri di veggenza, questi poteri particolari che c'ha sto padre Rolando, però è una persona dolcissima, carinissima. Mi disse: Come ti chiami, Paolo? Mi disse: Ah, quindi come San Paolo, dice, probabilmente tu a un certo punto verrai folgorato sulla via di Damasco, perché dice, nei nomi delle persone c'è scritto il loro destino. E allora abbiamo parlato un po' dei nomi e effettivamente mi fece notare Bill Gates. Gates significa porte. Guarda i portali che ha aperto Con il computer, l'informatica, certo, sì. con l'informatica. Stephen King, Stefano significa corona, incoronato. King, re. Re, corona. Ed è il re del terrore, è definito Stephen King. Ma poi pensiamo al ministro, più banalmente, al ministro della salute. Speranza, il ministro dei il ministro, dunque, sì, il ministro della giustizia, Bonafede. Diciamo, qualunque giurista, una delle prime cose che studia quando si studia diritto civile è il principio di buona fede. Quindi, dal punto di vista giuridico, è un principio fondamentale la buona fede. Poi possiamo pensare a, guarda, Matteo Salvini, considerato il salvatore da molti, no? Perché è contro il sistema, perché di qua, perché di là. Ce ne sono tantissimi, di coincidenze tra il nome
e il destino della persona. Vogliamo parlare di Vigna? Le vittime del mostro di Firenze, una in particolare, aveva un tralcio di vite nella vagina. E poi c'è tutta la storia di Thomas Harris che scrive Hannibal e ambienta la storia a Firenze e cita il passo di Pier della Vigna che era un traditore, cioè c'è tutta una lì c'era un messaggio poi agli inquirenti, ma, cioè, ma pensiamo a Draghi. Draghi, allora la BCE ha un numero di partner che è pari alle teste del mostro dell'Apocalisse, al drago rosso dell'Apocalisse. E tant'è che appunto la BCE è simbolicamente una sorta di drago che mangia, che distrugge le economie degli stati, che fa tutto al contrario di quello che dovrebbe fare. Tra l'altro la BCE, ricordiamolo, è indipendente dal governo, dai governi. È indipendente da Bruxelles, quindi sia dal Consiglio che da qualunque altro organo. È completamente indipendente e autonomo. E alla testa c'è il drago. E poi in questa operazione, in questo momento storico in cui si succhia il sangue degli italiani, dal punto di vista finanziario, una metafora, ma si riducono molte imprese alla disperazione. Il Conte, Conti, Co Conte Dracula, ok, cioè le simbologie che si possono e le assonanze tra i nomi e quello che loro devono fare è notevole. Poi alcune volte la simbologia è un po' tirata, vabbè, Conte Dracula, insomma, magari forse lì è un po' tirata per i capelli, ma su Bill Gates, su Stephen King non si può dubitare che, insomma, cioè, c'è qualcosa nel nome che effettivamente è notevole dal punto di vista del destino della persona. Ma infatti non a caso gli orientali dicono che il nome è un mantra, di fatto lo è, nel senso che noi viene ripetuto fino a quando sei bambino, ed è un mantra che, la cui energia ti si imprime addosso. Non a caso, quando tu poi fai un percorso iniziatico, cambi nome e spesso in alcuni percorsi il nome iniziatico è segreto e lo puoi rivelare solo ad alcuni, proprio per evitare, per una serie di motivi, insomma, comunque, è una cosa fondamentale. Quindi in certi casi diventa un mantra negativo il nome. Eh certo, prova a mettere a un bambino il nome stronzo. E poi vedi come ti. No, guarda, sembra una battuta, ma pensiamoci un attimo: se uno facesse una cosa del genere, e questo poi si ritrova, cioè, distrutto psicologicamente, cioè non, quello non arriva all'adolescenza facendo un'adolescenza sana. Certo, uno dice: ma chi mai metterebbe un nome così a un figlio? Però penso per esempio a molti genitori che mettono nomi di demoni ai figli, non gli mettono addosso un'energia molto positiva. Io ho litigato ferocemente con una mia amica qualche tempo fa perché voleva avere un figlio e l'avrebbe chiamato Alistair. E io gli ho detto: guarda, allora, non mi chiamare più e non ci sentiamo proprio più perché sei una stronza, un incosciente e un irresponsabile. Chiamalo pure Alistair, ma tu non avrai mai più niente a che fare con me. Perché Alistair Crowley, no? Cioè, è un marchio che tu metti energetico a una persona e gli distruggi la vita chiamandolo così. Da piccolo probabilmente manco se ne accorge, perché forse gli amici manco lo prenderanno in giro per il nome, perché non capiranno questa assonanza, ma quando è più grande magari le cose cambiano un po'. Sì. Andiamo allora con le domande su Krishnamurti. Come si costituisce un sistema di potere attorno al fondatore di un movimento spirituale o religioso? Basti pensare a quello che è successo con il cristianesimo e con la Chiesa cattolica. Ovviamente il sistema di potere è tanto più
grande, quanto più il movimento è grande, quanto più circolano soldi, quanto più poi questo movimento ha il potere di influenzare anche la politica, eccetera. Ma e a un certo punto, tanto più si ingrandisce il movimento, tanto più è inevitabile la corruzione e la degenerazione, e quindi anche diciamo, l'ostacolo che viene messo alla diffusione del pensiero originario del fondatore, che in genere è spesso frainteso, insomma. Ma penso a Osho, per esempio, che a dissi ad alcuni discepoli, e questo mi è stato riferito da più di uno di loro, non l'ha scritto nei suoi libri, anche se poi è abbastanza evidente in realtà il suo intento. Cioè, lui disse, verso la fine della sua vita: ho sbagliato, perché io volevo creare un sistema per imparare, per insegnare alla gente a pensare e a pensare autonomamente. Per questo io dissacravo tutto. Io, quando mi trovavo di fronte a dei cristiani, parlavo male di Cristo; quando mi trovavo di fronte a dei buddisti, parlavo male di Buddha; quando in India, parlava male dell'induismo. Però poi di fatto ha scritto dei libri bellissimi su Cristo o su Buddha. Su Buddha c'è anche una serie di suoi discorsi sulla vita e sul pensiero di Buddha, quindi non era antibuddista o anticristiano. Lui era anti pensiero dominante e disse: ho sbagliato, perché molti comunque prendono come Vangelo quello che ho scritto e dicono: ma Osho ha detto questo, Osho ha detto quest'altro, ma io volevo solo insegnare alla gente a pensare. E qui il pensiero mi corre a Scaligero, a Steiner, a Krishnamurti, e disse anche a un discepolo, che almeno mi raccontò questa cosa: disse, tornerò, ma quando tornerò voglio creare qualcosa che sia ininterpretabile, che non dia spazio a interpretazioni, un sistema di pensiero perfetto che non potrà essere interpretato, perché sarà talmente semplice, con delle regole base talmente semplici, che non potrà essere arbitrariamente interpretato da altri. Poi, se rinascerà e farà questo, non lo so. Avanti con la seconda. Questo suo ripudio dell'organizzazione sarebbe stato un grande insegnamento. Peccato che sia stato poco perseguito o attuato. Guarda, in realtà è stato un grande insegnamento. Il messaggio l'ha lanciato chiarissimo. Poi è ovvio che dietro alla sua figura si sono costruite proprio delle vere e proprie scuole di pensiero. Ci sono dei gruppi organizzati che seguono il suo insegnamento, quindi di fatto diventano quello che lui temeva. Però è vero pure che diciamo, i gruppi che si organizzano attorno al pensiero di Krishnamurti non sono gruppi che hanno i gradi, le gerarchie, insomma, non sono perlomeno gruppi di potere. E comunque è un fenomeno umano, naturale, quando trovi una persona che ti pare che ne sappia più di te, che ti insegna delle cose, eccetera, lo prendi come maestro. Io, per esempio, sono uno che ha sempre cercato il maestro e che sostengo l'importanza di avere un maestro. Non a caso le persone più sagge, più profonde che conosco hanno tutti avuto un maestro. Penso a Yogananda, penso, ma anche tra i miei amici, a Piero Camerinesi, che cito spesso, gli fischieranno le orecchie in questo periodo perché lo nomino sempre, o Fausto Carotenuto, ma tantissime persone, che quelle che mi hanno dato di più generalmente hanno avuto dei maestri. Perché? Perché la via dell'indipendenza, sì, è la via da perseguire, ma non tutti sono pronti, perché alcuni dal punto di vista spirituale sono dei bambini e hanno bisogno di qualcuno che li guidi. Poi, dopo aver battuto il naso diverse volte, magari riesci a raggiungere la via dell'indipendenza, ma prima devi fare di strada, e quando sei a zero hai bisogno di qualcuno che ti guidi. Secondo me è inevitabile, insomma. Io, il maestro per me è fondamentale per tutti coloro che non sono già quasi illuminati, ecco, diciamo così. Io non mi sento illuminato, quindi ecco perché ho sempre cercato il maestro, e tuttora, se trovassi un maestro, lo seguirei, pur sapendo poi che alla fine il maestro vero ti insegna a liberarti dai vincoli, dalle costruzioni e dal maestro stesso. Non a caso la maggior parte dei maestri a un certo punto tradisce i propri discepoli, se ne va, li molla, fa sì che questi rimangano delusi, perché quelli che in lui vedevano una guida e un appoggio perderanno definitivamente la fiducia e ne parleranno male.
alcuni che avranno capito la vera essenza del suo messaggio diranno: ok, il maestro se n'è andato, però il suo pensiero, cioè quello che mi ha insegnato, resta. Oppure diranno: ok, il maestro è morto, oppure il maestro si è traviato, ha preso una strada completamente negativa e quindi si è perso e è passato al male, per esempio. Però il suo pensiero, comunque, le cose che ci ha detto sono di grande insegnamento. E io penso, guarda, proprio Piero ha scritto in questo articolo come l'ha incontrato, le domande che ha fatto a Krishnamurti che non lo convinsero. È possibile che sia vera, cioè che la sua percezione fosse corretta, io non c'ero, chiaramente ne ho conosciuto Krishnamurti, però da quello che mi hanno raccontato molti che invece l'hanno conosciuto e l'hanno seguito Krishnamurti, io sono più propenso a pensare che semplicemente, siccome Piero, questo mio amico, cercava il maestro, che infatti trovò con Scaligero, Krishnamurti si rifiutò di farsi vedere come un maestro e quindi gli dette un'impressione negativa. Perché non era il maestro di Piero, che poi fu invece Scaligero, che gli insegnò l'indipendenza del pensiero, quindi anche l'indipendenza dal maestro. Cioè, e credo che molti maestri facciano così. E infatti, tra l'altro, il racconto che Piero mi ha fatto di Krishnamurti mi ricorda il racconto che alcuni fanno di Scaligero, che dicevano: ma io sono andato da Scaligero e non era un maestro perché mi ha risposto così, cos'ha, non mi ha convinto, eccetera. E questo mi è capitato con tantissime altre figure, c'era chi andava da Osho, chi andava da Yogananda, e tutti dicevano: no, questo non è il mio maestro, via, e partivano: questo non è il maestro. In realtà il maestro si manifesta in varie forme, ciascuno poi ha il suo maestro, cioè ogni persona risuona con un maestro e non con tutti. Yogananda diverso da Scaligero, proprio totalmente diverso. Chi risuona con Yogananda non risuonerà con Scaligero, oppure con Steiner. Chi risuona con Krishnamurti non risuonerà con, insomma, ognuno c'ha il suo, ecco. È già risposto alla domanda seguente, che era: l'intenzione di Krishnamurti era quella di non aspettarsi aiuti dall'esterno, bensì di porsi come maestri di se stessi, di scavare per scoprire l'umanità partendo dal proprio intimo. Tu però, appunto, hai spesso detto che l'aiuto da solo non basta e serve appunto l'interazione con un maestro. Come coniugare questi due concetti? Quindi hai già risposto. Andiamo sì. Avanti. Mi fa piacere che per una volta hai capito, sono 20 anni che ripeto questa cosa. La verità è una terra senza sentieri, famosa frase di Krishnamurti. Secondo te cosa voleva dire? Ma, mi sembra che sia chiaro. La verità è una terra senza sentieri. Cioè, la verità è una, diciamo, una meta che non ha un'unica strada da percorrere per raggiungerla. Magari fosse così, perché così la percorreremmo tutti e raggiungeremmo tutti la verità. In realtà no, non ci sono sentieri prestabiliti per poter raggiungere la verità, ce ne sono tanti, ma è il concetto poi che c'è nel Corano, questo testo che, cioè, di cui tutti parlano ma senza conoscerlo e senza averlo mai letto, che dice: se Dio esiste è veramente onnipotente e avesse voluto creare una sola religione, l'avrebbe creata. Se ce ne sono tante, vuol dire che sono tante le strade per arrivare alla stessa meta. E ovviamente lì si parla di religioni, ma comunque possiamo utilizzare l'espressione percorso spirituale, religioni organizzate, non organizzate, sono tutte strade che alla fine porteranno a un'unica meta, però non in questa vita, per tutti, magari in più vite. L'ultima altra citazione: la vera rivoluzione per raggiungere la libertà, la vera rivoluzione per raggiungere la libertà è quella interiore. Qualsiasi rivoluzione esterna è una restaurazione della solita società che a nulla serve. La rivoluzione interiore va fatta da sé per sé, e anche qui nessun maestro o guru può insegnarti come fare. Ecco, rivoluzione interiore per rivoluzionare l'esterno è sufficiente? Sì, se prima la rivoluzione esteriore non la puoi fare, o meglio, la fai, ma restaurerai un sistema uguale a quello precedente. Pensiamo alla rivoluzione francese, che voleva abolire la tirannia
è quello che è successo, non ha abolito affatto nessuna tirannia. Pensiamo alla democrazia. La democrazia è un sistema certamente molto più bello nella sua forma, molto migliore nei principi, ma di fatto la tirannia, l'oppressione dei più forti sui più deboli, dei più ricchi sui più poveri, non è finita. Cioè, oggi non ci sono più gli schiavi ufficialmente, ma ce li andiamo a prendere in Africa, ce li andiamo a prendere in Asia, dove ancora c'è la schiavitù, non è formalizzata come, non so, nell'America del 600 per esempio, o del 700. A un certo punto l'hanno abolita, ma di fatto è rimasta con altre forme, cioè la democrazia ha cambiato forma, ma l'oppressione c'è sempre, e c'è sempre il potente che comanda sul più debole e lo opprime. Quindi la rivoluzione esteriore non serve a niente, serve la rivoluzione interiore, perché quando hai rivoluzionato l'interno, l'esterno si rivoluziona da sé. E con questo annuncio di rivoluzione siamo arrivati alla fine. Io ringrazio Paolo di questa altra bella chiacchierata. Questa volta ci vedremo venerdì alle 20 con Scuola di Astrologia. E quindi andremo. E di cosa parlerai? Perché le case sono finite. Guarda, c'è tanto da parlare, devo ancora decidere se si potrebbe trattare la rivoluzione solare. Si potrebbe trattare la sinastria di coppia, che ovviamente non si può trattare in modo esaustivo in una trasmissione, però dare dei principi generali, diciamo così. E poi si può trattare i decani. Poi mi piacerebbe molto rifare tutti i segni, però non come l'abbiamo fatti con i segni e poi i vari pianeti nel segno, ma non so, prendiamo il sagittario ascendente Ariete, ascendente Toro, ascendente Gemelli e così via, e fare un po' questo lavoro qui. Ok, allora non mancheranno gli spunti. Tra poco è arrivato un Bosco. Grazie Paolo, ciao ciao Fabio, ciao a tutti.